giorno, mentre stavo dando da mangiare a Stefan dei broccoli, qualcuno bussò alla porta di casa mia. Aprendo, ho visto solo una grande scatola con una bandiera giapponese e delle scritte che indicavano che si trattava di un pacco appunto proveniente dal Giappone. Come ricorderete, siamo stati in Giappone qualche tempo fa e a quanto pare i giapponesi hanno voluto farci una sorpresa, dimostrando che non solo i cinesi possono inviarci cose interessanti. Non c'è tempo per le chiacchiere, apriamolo e scopriamo cosa c'è dentro. Non ci credo! È uno scatolone pieno di cibo fresco dal Giappone. Ora vi mostreremo il tutto e lo assaggeremo. Il primo pacchetto contiene qualcosa che assomiglia a dei piselli verdi. Non posso credere che i giapponesi mandino dei normali piselli verdi. Sembrano davvero bacelli di fagioli o di piselli, ma in realtà sono snack leggeri, salati ed estrusi, con un sapore davvero fantastico. Come si può pensare a un prodotto del genere? Poi saltano fuori dalla scatola le caramelle Skittles. Sulla confezione c'è Super Mario. Qualcosa mi dice che anche queste non sono caramelle normali. Si scopre che le Skittles giapponesi sono morbide e semitrasparenti. Tagliamole a metà. All'interno la loro consistenza ricorda quella degli orsetti gommosi, anche se sono più teneri ed elastici. I deliziosi sapori fruttati hanno riempito l'intera stanza. Ok, cosa abbiamo qui? Una specie di farina per pizza? No, sono biscotti ricoperti di ketchup, una specie di salsa e formaggio. Ok, ho capito. Questi strani biscotti in realtà sono le pizze più piccole al mondo. Ce ne sono molte e hanno il sapore di una vera pizza. Guardate questa Coca-Cola giapponese. Secondo l'etichetta, si tratta di una Coca-Cola realizzata in collaborazione con il gioco League of Legends. Non è una pubblicità, perché non ho mai giocato a questo gioco. Tuttavia, ho sentito il titolo, e dato che Coca-Cola ci ha collaborato, significa che questo gioco è molto popolare. Scrivete nei commenti se ci avete giocato. Ovviamente una Coca-Cola così insolita ha un sapore molto particolare. Direi futuristico. Oltre all'insolita Coca, i giapponesi hanno messo questo tubo blu di patatine Lay's. Ha sapore di lime. Guardate, sono contenute in un simpatico carrellino per un facile accesso. Ogni patatina ha una spessa spolverata di diverse spezie, che le rende super saporite. Quando ne ho assaggiata una, sono stato sopraffatto dell'incredibile sapore. Sono salate, aromatizzate al lime e con un tocco di dolce. In genere non mi piacciono molto le patatine, perché non sono certo il prodotto più salutare. Tuttavia, vorrei mangiare queste patatine almeno una volta alla settimana. Procediamo con questa scatola grande con stampato un simpatico gattino dalle guance in fiamme. Perché? All'interno ci aspettano pacchetti colorati e un grande sacchetto di pasta, ma non è tutto. Sotto la ciotola bianca abbiamo trovato delle bacchette e altri pacchetti misteriosi. Sembra che si tratti dei noodles istantanei più fantasiosi del mondo. Per prima cosa apriamo la confezione verde con il fuoco disegnato sopra. Prendiamo il sacchetto duro come la pietra e lo mettiamo sul fondo del contenitore principale, coprendolo con una ciotola bianca. Dovremmo metterci dentro i noodles. Dopodiché prendiamo la confezione con l'immagine rosa di un giapponese sorridente. Cosa abbiamo qui? Wow, che profumo delizioso! Sembra carne ricoperta da una specie di salsa o brodo concentrato. Vedo anche spezie e pepe. A giudicare dal colore rosso della confezione successiva, contiene una salsa molto piccante, del grasso e qualcosa di marrone. Se per caso conoscete la lingua giapponese, scrivete nei commenti di cosa si tratta. Dal sacchetto successivo escono fagioli germogliati e semi di mais. E poi ci cospargiamo sopra dei pezzi di calamaro. Credo che molti piatti nei ristoranti giapponesi non abbiano una grande varietà. Ora dobbiamo versare dell'acqua nello scomparto inferiore con il sacchetto bianco. In circa 2 secondi inizia a gorgogliare e a generare calore. Ora mettiamo il nostro piatto sopra e copriamo con il coperchio. Aspetta, ci siamo quasi dimenticati di versare l'acqua nei noodles. Nel giro di 5 minuti, a causa di una forte reazione chimica, l'acqua diventa estremamente calda. E questo calore si trasferisce gradualmente alla ciotola interna, riscaldando il nostro piatto. Dopo aver aspettato ancora un po' di tempo, montiamo le bacchette e apriamo il nostro meraviglioso piatto. L'odore è incredibilmente delizioso, ma è così piccante che non riesco a gustarmelo. Tuttavia, gli amanti del cibo piccante rimarranno colpiti da questo set. L'etichetta della confezione successiva ci diceva che si trattava di perle di tapioca colorate.
sembrano caramelle ricoperte di zucchero. Ma in realtà si tratta di un dessert che deve essere ancora cotto. Per farlo, dobbiamo far bollire dell'acqua e versarvi queste magiche palline. Entro 5 minuti le loro dimensioni aumentano. E a questo punto è necessario immergerle in acqua fredda per evitare che si attacchino tra loro. L'acqua fredda rende il guscio trasparente e piuttosto viscido. Le perle sono morbide all'interno, come piccole gomme da masticare che scivolano via dai denti e non possono essere masticate. In effetti non sono molto dolci, per questo vengono solitamente servite con marmellate di fragole, yogurt o anche delle bevande. Ecco un altro strano sacchetto di patatine. Dice di essere senza conservanti e per qualche motivo ha una restrizione d'età di 18 anni. C'è l'immagine di una ragazza. Allora queste devono essere patatine per ragazzi. E la restrizione è imposta perché i bambini non possono mangiare patatine non salutari. Il sapore è un po' strano e aspro, ma per i giapponesi a quanto pare va più che bene. Questa scatola verde sembra contenere dei funghi. Apriamola e controlliamo. Si tratta di funghi al cioccolato, il cui gambo è fatto di biscotto e la testa di cioccolato. È un'idea molto creativa, per evitare che le dita si sporchino con il cioccolato. E naturalmente sono davvero deliziosi. In seguito abbiamo scoperto che la scatola è stata progettata per conservare i funghi al suo interno. Quindi se non li hai mangiati tutti, puoi chiudere il coperchio superiore e metterla nello zaino. Ok, cos'è questo? Sulla confezione c'è l'immagine di un grosso sottaceto che, a quanto pare, galleggia in una specie di liquido. Ma non è tutto. Abbiamo anche un bellissimo cetriolo mamma, un cetriolo figlia e un cetriolo kosher. Apriamo il papà. Guardate quanto è grande. Mi piacciono molto i sottaceti. E questo in particolare si è rivelato di ottima qualità, perché ha dei semi molto piccoli e morbidi, quindi può essere mangiato in un sol boccone. Per verificare se c'è differenza di gusto, apriamo la sorella. E si può distinguere che è diversa anche dall'odore. La confezione con il polpo rosso stanco mi ha incuriosito di più. Apriamola con attenzione. E qui vediamo gli ingredienti che serviranno per preparare il gustoso bocconcino. Abbiamo bisogno di mettere l'acqua in due scomparti. Versiamo il contenuto della bustina blu in uno dei due e mescoliamo. Facciamo lo stesso con la bustina rosa. Ora prendiamo il nostro polpo di plastica. Immergiamo le sue zampe nel liquido rosa e ne preleviamo una piccola quantità. Dopodiché lo spremiamo nel contenitore con il liquido blu. Piccole gocce cadono uniformemente dalle zampe del polpo e sorprendentemente non si diluiscono nel liquido blu, ma al contrario si induriscono, rivestendo il liquido dolce con una membrana e formando così un piccolo caviale. Ora è il momento di mescolare la polvere viola con l'acqua. Osservate cosa succede. Quando la polvere si scioglie, diventa blu e inizia immediatamente ad addensarsi e a fare le bolle. Si forma una schiuma densa e deliziosa davanti ai nostri occhi. A questo punto aggiungiamo il caviale, ottenendo un prodotto che assomiglia al vero caviale di polpo. È molto saporito e delizioso, anche se la sua consistenza ricorda la melma. Cookie, cosa stai guardando? Puoi annusarlo se vuoi, ma non dovresti mangiarlo, o ti rovinerai i denti. Ora abbiamo una confezione a forma di anguria verde, contenente piccole caramelle nere che replicano i suoi semi. Tuttavia, sono così dure che è impossibile morderle con i denti. Siamo riusciti a farlo solo con delle tronchesine. Hanno il sapore dell'anguria e ci sono piaciute molto. È risaputo che ai giapponesi piace molto il riso e quindi, ovviamente, ci hanno inviato questo strano piatto con un riso istantaneo e alghe. Per prima cosa, rimuoviamo l'adesivo che copre il segno del livello dell'acqua. Dobbiamo versare acqua calda fino a lì. L'etichetta dice che si può usare anche acqua fredda, ma bisogna aspettare un'ora. Trascorso questo tempo, modelliamo il riso a forma di piramide, come disegnato sulla confezione. Apriamo poi la confezione nei punti stabiliti. Alla fine otteniamo un piatto caldo e profumato di delizioso riso giapponese, che può essere mangiato proprio in questo modo, tenendolo con le mani. Mi è piaciuto! E anche Cookie ne ha leccato un po'. Ringraziamo i giapponesi per il riso. Ma non hanno mandato solo questo. Ecco un altro kit per la preparazione di dolcetti. Contiene molte bustine e un piccolo lecca-lecca chupa chups.
Stacchiamo dal contenitore grande un piccolo misurino per l'acqua. Apriamo il Chupa Chups e lo facciamo annusare al micio. Misuriamo una porzione d'acqua, versiamola nel contenitore e mescoliamola con la polvere della confezione verde usando il lecca-lecca. Sì, è quello che dice la guida, perché il kit non contiene un cucchiaio. Ora versiamo il contenuto della confezione gialla e osserviamo una sorta di reazione. Il composto cambia colore, si addensa e aumenta di volume, formando una crema soffice. Il manuale dice di metterne il più possibile sul lecca-lecca. Dopodiché dobbiamo versare la granella colorata dalla bustina e immergervi i Chupa Chups, in modo che si decorino tutti. Wow, guardate com'è bello! Inoltre è davvero delizioso! Pensavo che nella scatola non ci fosse più nulla, ma c'era un altro sacchetto di patatine. A quanto pare questo è per gli uomini. C'è anche una restrizione e c'è scritto qualcosa sulla giungla. Potrebbero essere patatine per Tarzan? Dobbiamo sicuramente assaggiarle. Patatine maschili per veri uomini. Cookie, perché mi distrai? Vuoi dirmi qualcosa? Vuoi impedirmi di mangiarle? Lasciami in pace e fai le tue cose da gatto, sciocco. L'ultima cosa di cui ho bisogno è un gatto che mi dica cosa devo o non devo mangiare.